Oggi allo stabilimento Barilla di Cremona scopriremo come nasce una merendina. Fa tappa qui quest'oggi il tour di Aidepi, l'associazione che racchiude le industrie dolciarie italiane. Presente tra gli altri Paolo Barilla, vicepresidente del gruppo e presidente delle associazioni dolciarie italiane. Seguiteci. Lo stabilimento di Cremona è uno stabilimento che è praticamente sempre stato una sorta di impianto pilota, quindi data proprio la posizione e anche il tipo di stabilimento, da sempre Barilla ha lavorato sullo stabilimento partendo con i prodotti nuovi su questo stabilimento, quindi qui sono nati i prodotti storici per il gruppo e penso per tutti noi come flauti piuttosto che nastrina, piuttosto che attualmente cornetto. 8 linee tutte dedicate ai prodotti da forno, pani, torte, merende, prodotti cotti a vapore. Qualche numero in grado di raccontare la realtà produttiva di Cremona, uno dei 14 siti produttivi di Barilla in Italia e acquisito dal gruppo di Parma nel 1993. 1,5 milioni di merende, 450.000 pani per una capacità massima di 73.000 tonnellate l'anno. Uno stabilimento che si estende su un'area di 255.000 metri quadri e dove trovano impiego 280 persone. I nutrizionisti si dividono un po' sulle merendine. C'è chi dice che fanno male to cure e c'è chi invece oggettivamente nell'ultimo periodo le rivaluta. Ecco, come risponde a chi dice che fanno male? Ma non c'è niente che fa male o bene, perché dipende sempre come contestualizziamo il cibo, che può essere la prima colazione, uno snack, un pasto principale, con tutto l'assortimento che abbiamo davanti a noi per le nostre scelte. Ci vogliono dei criteri di utilizzo da parte delle persone, di quelli che sono i beni offerti. Le merende hanno un ruolo importantissimo nella nutrizione delle persone, ci sono anche delle indicazioni nutrizionali che l'industria sta sviluppando per rendere le persone sempre più informate per il corretto utilizzo, per cui per noi è un prodotto assolutamente buono e poi ha soprattutto una cosa molto importante da parte di tutta l'industria italiana, che è tutti si occupano del miglioramento continuo del profilo nutrizionale, del gusto e di tutti quegli aspetti che riguardano anche la filiera produttiva.